Ciao a tutti e tutte e benvenuti e benvenute. Io innanzitutto mi presento, sono Luna Esposito, sono autrice, content creator e gestisco i rapporti con il terzo settore per Will Media, che è una, diciamo, un media online, una community online di persone che provano a portare un cambiamento e un impatto all'interno della società. E non è un caso, diciamo, che io mi trovi qui, perché appunto il progetto WISP, che è appunto l'associazione che ha scelto di selezionare appunto Will per la presentazione di questo bellissimo progetto, è appunto un'associazione, uno, estremamente inclusiva, e due, che così come Will sposa i valori dei macro cambiamenti che in questo momento ci stanno completamente travolgendo, e all'interno di questi cambiamenti cerca appunto di portare il proprio impatto sociale. Innanzitutto, dove siamo? Come avrete, diciamo, intuito un pochino dall'arredamento, ci troviamo all'interno di un ex opificio, all'interno, diciamo, di un quartiere che prima è stata una zona industriale, spero che questo P non si senta un po' troppo, un'ex zona industriale. Questo era appunto un ex opificio. Industrie Fluviali è un posto che io, devo dire, già conoscevo, perché ho avuto la possibilità di venire qui a lavorare in questo spazio co-working, e anche questo, diciamo, ha un legame con tutto quello che è il, diciamo, il valore di WISP, che appunto sposa anche i valori di Will e di tutti i progetti di cui parleremo oggi, perché questo è uno spazio di innovazione culturale, di inclusione sociale, di innovazione tecnologica, ed è veramente super bello. Quindi intanto ringrazio, diciamo, per questo posto, per averci ospitati. Spero ci siate più o meno tutti, ok? Perfetto. E, allora, direi che questa sarà una giornata, diciamo, abbastanza intensa. Chiederei a ognuno di voi, diciamo, di immedesimarsi un pochino all'interno dei progetti che presenteremo durante la giornata, perché sarà, io quando, diciamo, ho letto tutte le idee che erano state proposte, mi sono proprio detta wow, quanti aspetti diversi, cioè quanta diversità all'interno di questo progetto. È un progetto veramente inclusivo, un po' perché coinvolge appunto media come Will, ma anche associazioni studentesche, associazioni universitarie, c'è veramente un mix incredibile. E quello che dicevo prima, scambiandomi due parole con Ivano, che è una delle prime persone che ho conosciuto, è che non è così semplice per un'associazione così, diciamo, storica, che ha una rete così ampia in tutta Italia, riuscire ad essere così inclusivi, perché a volte il rischio è un po' chiuderci all'interno delle nostre bolle. E invece con WISP ho notato proprio che c'è un'apertura, che c'è una curiosità all'innovazione, alle novità, all'innovazione tecnologica, che comunque non è scontato, ecco. E, intanto direi che entriamo subito all'interno, diciamo, del cuore dell'evento. Che cos'è questo progetto? Questo è il progetto Sport Impact Lab. Come appunto dicevamo prima, le parole chiave sono impatto, quindi un impatto nell'ambito sportivo. Questo è un progetto che si chiama appunto Sport per Tutti, promosso da WISP. Sono state ricevute 37 candidature da tutta Italia, che è una cosa abbastanza interessante, perché per quanto possa essere, diciamo, un progetto che magari possiamo immaginarci soltanto al centro, diciamo, Italia, invece le candidature sono venute da ovunque. Ci sono candidature dell'Emilia Romagna, dal sud, dalla Sardegna, dalla Liguria, quindi molto interessante questo, diciamo, questo mix di provenienza. E tutti questi progetti che presenteremo oggi naturalmente hanno tutti un valore sociale. La cosa, diciamo, interessante è stata anche leggere la varietà dell'età delle persone che hanno partecipato. All'interno di queste idee ci sono persone che vanno dai 27 ai 67 anni. Questo che cosa vuol dire? Che c'è, diciamo, un'inclusione e una voglia di mischiarsi. Quindi complimenti veramente a tutti per aver organizzato questo bellissimo progetto. Ne approfitterei per chiamare subito sul palco le persone, diciamo, direttamente coinvolte, che sono appunto Tiziano Pesce, il presidente WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Daniele Mirani, cofondatore di Simurg Ricerche. Dove preferisci? E Vincenzo Manco, responsabile centro studi e terzo settore, presidente anche della commissione di indirizzo e valutazione del test. Prego. Sì. Benvenuti e grazie mille.
siamo, diciamo, liberi di fare una chiacchierata tutti insieme, e anzi, così come a me sarebbe interessante spiegare a tutti quelli che sono qui, uno, il motivo per cui, cioè qual è la cosa che vi spinge ad essere qui oggi e in generale a credere in un progetto così particolare, sicuramente, così inclusivo. Che cos'è che vi smuove? Qual è la scintilla che avete nel cuore per far sì che questo progetto vada avanti e che cresca? Sentitevi liberi, diciamo, in ordine, come preferite di rispondere. Allora, parto io. Buongiorno a tutti, mi chiamo Daniele Mirani, faccio parte di Simurg Ricerche. E noi faccio parte di questo gruppo di lavoro, con noi c'è anche la società PromoPA che ha curato gli aspetti legati alla comunicazione, noi siamo una squadra piuttosto articolata, e noi siamo stati incaricati da WISP di seguire gli aspetti tecnici di tutta questa iniziativa. Ora, personalmente, come squadra, come gruppo, la risposta è l'interesse nostro che ci ha stimolato, che ci ha portato avanti in questo progetto. Noi siamo ormai un po' vecchi, da 30 anni che lavoriamo, insomma, a supporto delle amministrazioni pubbliche, eccetera, e qui la cosa che ci ha stimolato è l'aspetto dell'innovazione, cioè il fatto di utilizzare, di canalizzare di proprio la forza di WISP, la pratica sportiva e quindi lo sport, per creare nuove opportunità di impresa. Questa è una sfida, secondo noi, importantissima, che ci ha motivato. E devo essere sincero che il motore di tutto è stato, da una parte, un'organizzazione che vede sempre avanti, cioè quindi WISP, che guarda oltre, no? Questo progetto è nato subito dopo purtroppo il Covid e così via, quindi per dare un nuovo impulso all'occupazione, eccetera. Ma poi siamo stati fortemente motivati anche quando abbiamo cominciato a prendere contatto con le idee che ci arrivavano. Quindi è stata fatta una selezione, questo è un progetto molto complesso e così via, però quando abbiamo cominciato a vedere che sui territori sono arrivate quasi 40 idee nuove, poi purtroppo abbiamo dovuto selezionarle, ma tutte valide, tutte molto differenziate, con l'obiettivo, in fin dei conti, di migliorare e avere delle ricadute positive sulla collettività. Quindi questo è stato lo scopo che, come gruppo di lavoro, al di là degli aspetti, tra virgolette, diciamo, che ci sono stati commissionati, ci ha spinto veramente. Scusatemi, sono un po' dilungato. No, assolutamente. Hai toccato un punto in realtà interessante a cui pensavo anch'io, ovvero la pandemia. Cioè, noi abbiamo passato questo periodo di chiusura fisica, diciamo, ma anche ovviamente mentale, in cui però lo sport ha acquistato un ruolo diverso. Cioè, io ho visto tante persone iniziare a fare sport durante la pandemia, tante magari invece fermarsi, però è stato comunque un momento di rivalutazione del nostro benessere psicofisico, quindi molto interessante, ed è interessante che è bello che l'abbiate fatto, appunto, dopo un periodo così intenso, di cui secondo me ancora oggi conosciamo poco le conseguenze, ma in cui lo sport prende un ruolo veramente fondamentale. Grazie Luna, buongiorno a tutte e a tutti. Come spesso dico, ma lo sottolineo anche in questa occasione, per me è un orgoglio in questo momento, ecco, cercare ogni giorno di poter rappresentare al meglio questa grande associazione. Poi ringrazio Daniele, perché quando a parlare di WISP e a parlare bene della nostra associazione sono persone, dico tra virgolette, esterne, perché ormai il percorso è diventato un percorso, diciamo, comune, però ecco, diciamo, è più semplice, quantomeno per il sottoscritto non si rischia di cadere in autoreferenzialità, e non vorrei farlo oggi, però ecco, parlavo di orgoglio perché questo progetto è stato ed è prima di tutto per noi una sfida. Quindi si parla di contest, ovviamente ringraziamento a tutte le donne e gli uomini di varie età che hanno partecipato, che si sono misurati e misurate tutte le 37 idee, se non ricordo male, sino ad arrivare a quelle selezionate, ma so che il lavoro della commissione è stato un lavoro, come dire, faticoso, sino ad arrivare a poi quelle che oggi premieremo anche con un contributo economico. Ecco, un progetto che dall'inizio abbiamo voluto portare avanti, Luna, cogliendo proprio quelle opportunità
di essere associazioni di promozione sociale, enti di promozione sportivo. In questo caso ovviamente è doveroso ricordare e sottolineare come questa azione sia inserita nelle 5 azioni del progetto Sport per Tutti, che richiamavi in apertura, sostenuto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispetto appunto alle nuove opportunità che sono arrivate in questi ultimi anni con il codice del terzo settore, ma un progetto a rete, un progetto che sicuramente abbiamo declinato e continuiamo a declinare proprio su quelle parole chiave che ci davi, quindi cambiamento, trasformazione, innovazione, inclusione, impatto. Io negli appunti mi fisso sempre il titolo perché è molto lungo: rete di collaborazioni, di iniziative per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post-Covid-19. È partito, diciamo, all'indomani, diciamo, della conclusione della prima fase quantomeno pandemica, dicevo, un progetto in rete che ha coinvolto tanti soggetti di cittadinanza attiva, il mondo dell'università a partire da Unisport, rappresentanze sociali, un'idea, diciamo, nata anche all'interno con il forum del terzo settore, il coinvolgimento dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile, l'ASVIS, l'ANCI, enti locali, aziende sanitarie, il mondo anche dell'imprenditoria. Per noi, dicevo prima, è una sfida. Non nego che anche al nostro interno all'inizio c'era, diciamo, nella nostra discussione qualche resistenza, ma eravamo anche, diciamo, all'inizio del percorso di riforma del lavoro sportivo, di attualità assoluta in queste settimane, quindi ma cosa significa parlare di imprenditoria sportiva all'interno di un'associazione non profit come la WISP? E qua devo ringraziare, e mi scusi in anticipo perché non posso citarvi, ma i tanti partner, i tanti stakeholder, avete un elenco in cartellina solo di quelli che oggi hanno garantito la presenza e, come dire, avrete già visto nomi di assoluto livello, rappresentanze di organizzazioni, di rappresentanze del mondo dell'imprenditoria, del sistema sportivo, di assoluto livello. Quindi un grazie veramente sentito. Il tema era proprio quello di fare la nostra parte per mettere in evidenza il ruolo dello sport di base, dello sport sociale, arrivare a un'emancipazione dello sport sociale e per questa azione porre attenzione al tema dell'occupazione. Mai così di attualità, mai un problema così sentito, il tema del lavoro, e quindi andare, dire, oltre alle oggi diremmo alle mansioni tipizzate nel decreto 36/2021 con cui le nostre associazioni sportive, le nostre società sportive, i nostri dirigenti soprattutto in questi mesi, in queste settimane devono fare i conti, però ecco, cosa ci può essere di più? E chiudo, credo che sia, come dire, assolutamente necessario ricordare l'entrata dello sport, del riconoscimento del valore sociale dello sport all'interno della Costituzione, come abbiamo detto più volte con, diciamo, come WISP, ma tutti i tavoli istituzionali in cui portiamo il nostro, come dire, dovere di rappresentanza nei confronti del tessuto associativo, è un importantissimo risultato, è un primo però passo, perché ora bisogna passare dal dire al fare. Sicuramente lo sport sociale di base deve essere sempre visto di più come politica pubblica, ma io credo che un appuntamento come quello di oggi, ecco, un passaggio importante del nostro progetto, sia appunto importante non solo per la nostra rete associativa, ma con molta, diciamo, umiltà lo mettiamo a disposizione, ecco, di tutto il sistema sportivo, associativo del paese. Grazie mille, è molto 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 interessante ed è molto vero tutto quello che dici, cioè lo sport è veramente la chiave per l'emancipazione, verissimo, per l'occupazione in generale. Mi piacerebbe anche sapere da voi dopo che cos'è per voi lo sport, perché per esempio io, vabbè, vengo da Napoli, che è una città, diciamo, in cui lo sport è molto sentito, soprattutto calcistico, ma a prescindere da questo sono sempre stata bombardata da quando ero piccola sull'importanza dello sport, quindi veramente mi ha costruito una sorta di disciplina e mi ha permesso anche di essere più indipendente un po' in tutto e di vedere anche le cose da diversi punti di vista. E intanto ringrazio anche Vincenzo, diciamo, per essere qui. E che cos'è per te questo progetto e cosa, diciamo, ti ha spinto ad essere qui, cosa ti spinge ad essere qui? Buongiorno a tutti e a tutti, grazie. Vado un po' in scia, riprendendo, che credo sia, diciamo, l'elemento centrale per poter, almeno per me, per poter dire, diciamo, quello che è stato appunto l'accettazione della sfida, come diceva Tiziano prima, cioè lo slogan che Tiziano, la WISP, ha, diciamo,
ideato e prodotto per la campagna di tesseramento 23-24, cioè della WISP, accelerare la transizione. Noi abbiamo considerato questo progetto come uno degli elementi di lettura della WISP, lo si diceva bene prima, di lettura appunto della WISP di una fase in cui nel post pandemia noi non avevamo solo bisogno di ragionare, lo dicono solo come sportivi, ma come sistema paese di, e sistema quindi anche europeo, mondiale, transizione ecologica, transizione digitale, transizione demografica, ma noi invece abbiamo letto il bisogno, per quello che diceva proprio Tiziano, il presidente prima, di una WISP, ente di promozione sportiva, associazione di promozione sociale, rete associativa nazionale, all'interno di queste riforme che lo hanno toccato, del sistema sportivo, del terzo settore e la riforma costituzionale. Diciamo che sulla riforma costituzionale siamo stati anche, come dire, abbiamo anche anticipato un'idea che quel riconoscimento prima o poi sarebbe arrivato. E allora sì, abbiamo accettato la sfida, e ognuno di noi ha accettato la sfida, soprattutto all'interno della WISP. Tra di noi abbiamo parlato spesso nel confronto con tutti coloro che ringrazio, come appunto ha fatto Tiziano, ringrazio anch'io, che ci hanno dato una mano a vario titolo per portare a compimento questo progetto. Abbiamo parlato, nella WISP si è parlato di laicizzazione, guardo Torre, no? Di laicizzazione della WISP, misurarsi con quello che per esempio è stato anche, come dire, piani che erano legati, no, che nei piani urbanistici, diciamo, no, di mobilità sostenibile ancora non esistono, è quello che noi abbiamo fatto, diciamo, grazie a chi appunto ci ha messo le competenze per caratterizzare tre impianti pilota, Roma, Bari e Casalecchio appunto di Reno. Abbiamo immesso, a proposito di innovazione, all'interno delle politiche pubbliche uno strumento su cui la WISP, già Tiziano lo sta appunto facendo, si misurerà nel rapporto con le istituzioni locali, e quindi a proposito del tema di coprogettazione, di coprogrammazione, di coprogettazione appunto delle politiche pubbliche. Abbiamo parlato di laicizzazione della WISP nel rapporto anche con quello che oggi ascolteremo molto meglio nel dettaglio, quelli che sono stati appunto i progetti presentati, le 37 idee embrionali che sono diventate poi progetti e piani di sviluppo veri e propri, che oggi abbiamo già selezionato. Ringrazio, anzi anche ne approfitto, la commissione di indirizzo e di valutazione che insieme a me ha fatto, diciamo, questo percorso. Abbiamo parlato di contaminazione, perché ci siamo contaminati, speriamo come WISP di aver anche contaminato, ma lo si diceva assolutamente appunto anche prima. E questo tema della transizione noi appunto lo stiamo ponendo, e Tiziano lo pone in tutte le sedi istituzionali, nel rapporto con il movimento sportivo, con il sistema sportivo, nel terzo settore e appunto, ripeto, nelle istituzioni a tutti i livelli, perché noi, e pensiamo con questo progetto di averlo fatto, abbiamo bisogno, come ricordiamo sempre Tiziano, di superare la retorica che si usa spesso nel raccontare il grande valore sociale dello sport, ma a noi interessa molto capire come appunto lo si declina, come siamo capaci di coniugarlo dentro le politiche pubbliche, nel rapporto con l'Agenda 2030, quindi vogliamo essere misurati, non ce la raccontiamo da soli, cara Luna, no? Come dicevi tu prima, non vogliamo raccontarcela, esatto, da soli, noi abbiamo bisogno di un rapporto di interrelazione, questo credo che siamo riusciti a fare bene, lo diranno gli altri, noi pensiamo di averlo fatto assolutamente bene anche nella rendicontazione che restituiremo. Ecco, credo che questo ci abbia anche insegnato come WISP a capire che cosa vuol dire fare sistema fra territori, fra sfide, contaminazioni e laicizzazione, e anche in che modo questo impatto che noi stiamo mettendo a disposizione possa appunto essere messo a disposizione delle politiche pubbliche per migliorare i bisogni delle persone, la qualità della vita delle persone e delle comunità. Questo è la cosa che ci ha spinti, diciamo, a proporre il progetto e a realizzarlo insieme a tutti coloro che, ripeto, ci hanno dato una mano. Assolutamente, grazie mille, molto interessante, e hai toccato, diciamo, appunto i temi di cui parlavamo prima, cioè
l'inclusione, il fatto di mischiarsi, il fatto di, diciamo, rendere tutto, siamo tutti ovviamente diversi, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di capire le nostre diversità fino a che punto possono arrivare per poi mischiarsi. Che cos'è per voi, diciamo, in che modo lo sport può essere inclusivo? E diciamo, che ruolo ha avuto anche nella vostra vita? Perché è interessante capire per ognuno di noi che cos'è l'inclusività, che cos'è l'inclusione, che cos'è appunto lo sport come proprio messaggio per rendere questa per appiattire, diciamo, queste diversità nel momento in cui diventano ostacoli. Allora, personalmente, per me lo sport ora è qualcosa che non posso fare perché sono, siamo sempre impegnati così, però insomma, l'idea di farsi una bella corsetta, noi veniamo da Livorno, sul lungomare, eccetera, è quasi un sogno irraggiungibile, quindi direi la battuta, per me lo sport è qualcosa di che, ma forse tra qualche anno riuscirò a fare in maniera continuativa. Dal nostro punto di vista, usando questa parola, che cioè come ricercatori, come persone che si mettono in gioco per fare consulenze, per dare supporto, lo sport rappresenta, oltre dopo la scuola o forse ancora in maniera più potente, un megafono verso la società per noi. Cioè, se si devono canalizzare delle politiche virtuose nell'ambito della mobilità, della imprenditorialità, nell'ambito della sostenibilità, ci sono, almeno credo, ritengo che ci siano due canali fortissimi, la scuola e lo sport, perché si raggiungono tutte le famiglie, questo è. Quindi se io devo agire con una strategia, devo passare di lì, e quindi questo, se, a mio modestissimo parere, è una delle, diciamo, delle strategie, dei compiti che sta portando avanti WISP in questo progetto. È veramente utile, con delle ricadute pesanti, positive. Quindi questo sport, insomma. Grazie. Beh, una, diciamo, una considerazione, una domanda molto, molto ricca, che sicuramente avrebbe bisogno di tanto tempo. Oggi non lo abbiamo in questo momento, ma ti ringrazio, Luna, perché questo mi fa dire, ecco, nel 75esimo anno di vita della nostra associazione, quanto in questo momento sia importante, proprio per quello che dicevi, rilanciare lo sport come diritto di cittadinanza. Citavamo la Costituzione, condividevamo la nostra lettura di quell'importante ingresso del riconoscimento del valore sociale dello sport, di quanta strada ci sia ancora da fare. La WISP come rete associativa, oggi anche con un riconoscimento formale e giuridico, ma possiamo dire, ecco, da 75 anni fa questo, si batte con i propri associati, con i propri praticanti, a qualsiasi livello, con la propria rete associativa, per cercare, ecco, attraverso lo strumento dello sport, il linguaggio universale dello sport, arrivare a tutti. Superare non è uno slogan, ogni tipo di barriera, partire dal concetto che le differenze sono una ricchezza, le differenze di ogni tipo, le differenze di condizione sociale, le differenze tra i generi. Credo che, come citavi all'inizio, la pandemia, e poi purtroppo dobbiamo aggiungere tutte le crisi ulteriori, le emergenze che si sono addizionate, un'emergenza ambientale climatica che purtroppo arriva già da anni addietro, ma l'emergenza, diciamo, economica, l'inflazione che attanaglia le famiglie, quindi le società sportive, quindi le famiglie anche nel poter garantire l'accesso all'attività sportiva, e il caro energia, è senza ovviamente dimenticare le guerre, il conflitto russo-ucraino e questa tremenda attualità che stiamo vivendo ogni momento da qualche settimana sui territori palestinesi e israeliani, e dove per esempio la WISP è intervenuta per tanti anni con progetti di cooperazione internazionale attraverso lo sport. E la cooperazione internazionale ci diceva, quella non sportiva, come lo sport, come dire, sia stato, e auguriamoci di poter tornare presto anche in quei territori, veramente un mezzo straordinario. Inclusione, coesione delle nostre comunità, negli ultimi anni abbiamo imparato molto a parlare, a confrontarci con il tema delle periferie, con il tema degli entroterra, con il tema delle aree interne.
Noi crediamo veramente, lo dicevamo prima, ma lo sottolineo ancora, come lo sport debba essere vissuto veramente come politica pubblica. A volte, come dire, anche in questi ultimi mesi c'è un po' una polemica, la politica si occupa dello sport. Io dico che la politica, la buona politica, vive Dio che si occupi di sport e che sia arrivata ad occuparsi di sport, e al pari delle altre politiche pubbliche, perché nessuno credo che si scandalizzi, anzi, se un governo centrale, se un'amministrazione pubblica locale a partire dalle regioni si occupi bene di trasporto pubblico, si occupi bene regolamenti la sanità, si occupi bene regolamenti l'urbanistica. E quindi ecco, lo sport credo che sia un mezzo veramente a disposizione. Abbiamo dei segnali importanti, lo dobbiamo dire, in questi ultimi tempi, a partire dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, di non solo di conoscenza del nostro mondo ma di condivisione, e di questo noi siamo, come dire, testardi e cocciuti da 75 anni, andremo avanti sicuramente su questo. Se mi permetti proprio una battuta per, ecco, l'ho detto prima, non posso citare tutte le amiche e gli amici della WISP che lo sono diventati, che ci accompagnano in questo progetto, molti sono in sala, autorevolissimi, un ringraziamento, ecco, me lo permetterete, in casa WISP, ma dico solo un grazie alla WISP e ringraziare veramente tutti, a partire da chi ha lavorato sul progetto, le nostre politiche, l'ufficio progetti, tutto il nostro staff, la comunicazione, mi permetterete, ecco, per quello che diceva anche Vincenzo prima, di fare un ringraziamento al mondo della comunicazione, perché la comunicazione è un alleato strategico per portare avanti, come dire, al di fuori delle nostre sale, dei nostri impianti, dei nostri convegni, dei nostri congressi, delle nostre riunioni, questo valore, quello che oggi cerchiamo anche di condividere insieme. Allora un ringraziamento appunto alle giornaliste, giornalisti, comunicatori, a Will Media, a Luna e a tutti i suoi colleghi per anche l'impegno di oggi, ma vi permetterete, ecco, un abbraccio caloroso a due mostri sacri del giornalismo sportivo che abbiamo qua oggi in sala, non hanno bisogno di presentazioni, Riccardo Cucchi e Carlo Paris. Grazie Riccardo, grazie Carlo, un ringraziamento perché siete due persone straordinarie, non lo scopro ovviamente io, ma mi date modo di sottolineare quanto i vostri nomi, appunto, che sono conosciuti da tutti, le vostre carriere che sono conosciute da tutti e da tutte, abbiano siano la rappresentazione plastica di come ci si possa occupare di sport ai livelli massimi, quindi dai campionati del mondo alle Olimpiadi, ed occuparsi anche di sport sociale, perché non lo fate solo ora che magari avete un pochino più di tempo libero dalle vostre carriere, però l'avete dimostrato anche quando raccontavate una partita della nazionale, quando raccontavate una partita di calcio del campionato di Serie A o le Olimpiadi, avete sempre unito questi due aspetti. Io lo dico sempre, lo sport sociale di base, la WISP non cerca assolutamente contrapposizioni col mondo dello sport di vertice, anche quando a quei tavoli recriminiamo e continueremo a recriminare risorse per le nostre associazioni e società sportive di base, però ecco, grazie anche per questo. Scusa Luna, sono stato un po' lungo. Assolutamente, conversazione interessante, eccoci. Io invece vado con un telegramma, perché è già stato detto tanto, soprattutto a Tiziano, intanto mi associo ai saluti a Riccardo e a Carlo, chiaramente, con i quali abbiamo, Carlo a proposito dell'esperienza fatta nei campi profughi palestinesi, e Riccardo che, devo dire, da quel punto di vista ci onorò anche con una riflessione che ancora ricordo nella sala della Lupa, alla Camera, quando abbiamo celebrato il nostro settantesimo, quindi grazie a loro come ancora a tutte e a tutti in questo percorso che abbiamo fatto. Rispondo così, dopo chiaramente condividendo tutto ciò che diceva Tiziano, che è stato detto prima, liberi di muoversi. Lo sport è liberi di muoversi. Noi, ecco perché diciamo spesso come WISP, usciamo fuori dalla retorica, perché noi dobbiamo ancora ricostruire una nuova cultura sportiva e la WISP vuole giocare il ruolo da protagonista per ricostruirla, perché se no, non lo scopriamo mica oggi, a proposito dei 75 anni della WISP, che sono i 75 anni della Costituzione, guarda caso, non sarebbe il primo articolo, ultimo comma 33, a non essere attuato della nostra Costituzione, perché ne abbiamo già tanti. Quindi noi, come appunto sta facendo Tiziano, dobbiamo sentirci quotidianamente protagonisti della realizzazione
del dettato costituzionale prima di tutto, quindi diritto, libertà di muoversi, perché noi no, lo diciamo, come dire, da rappresentanti di un'associazione che nel sistema sportivo e nel movimento sportivo e nel terzo settore non rappresenta poca roba. E quindi, come dire, l'approccio con quello che noi offriamo, cioè la cultura associativa, la cultura aggregativa, la cultura sociale, non diciamo collide con la possibilità, l'opportunità di ogni persona, quindi non solo di cittadini e cittadine, ma di ogni persona, uomo o donna che sia, o di diverso genere appunto che sia, la libertà di potersi muovere all'interno del nostro paese, quindi di promuovere anche alternative di luoghi della pratica sportiva che non siano quelli appunto deputati alle discipline classiche. Ultimo accenno, perché è stato ricordato il tema appunto della scuola, l'agenzia, la terza agenzia, riconosciuto appunto anche lì il valore educativo nella Costituzione. A proposito della libertà di muoversi, ci piacerebbe come WISP aprire, a proposito di una cultura nuova, una fase nuova nel rapporto con la scuola e lo sport e l'attività sportiva, anche in una fase, come dire, di una progettazione, di una programmazione strutturale. Tradotto, a proposito di questo progetto del Covid-19, eccetera, quanto abbiamo ascoltato rispetto agli adolescenti delle ricadute, no? Psicologiche, intenso, certo. E quanto sono state associate quelle ricadute psicologiche nel rapporto con la performatività della scuola e con la performatività, aggiungiamo noi, dello sport, certo. Come la pacifichiamo questa cosa che tutte le volte che si fa una proposta all'interno della scuola dobbiamo mettere un bambino a 6 anni sulla motocicletta, dobbiamo, e abbiamo un rappresentante delle nostre ginnastiche, diciamo un'altra dirigente appunto della WISP, presidente della WISP di Brescia insieme ad altri, con altra esperienza, quanto ci mettiamo noi per precocizzare? Poi dalle più grandi stelle olimpiche vediamo poi gli elementi, come dire, di... Ecco, noi vorremmo attivare nel rapporto con la scuola, in una certa fase, le primarie, bene, psicomotricità, anzi diremmo anche materne e nidi, eccetera, psicomotricità, gioco, divertimento, multidisciplinarietà, e poi cominciamo a capire qual è il rapporto con le discipline. Vogliamo i campioni? Sì, lo diceva Tiziano, nessun conflitto con l'elemento, diciamo, no, più alto e di alta prestazione di questo paese, anzi, bene, le medaglie ci inorgogliscono, e però un rapporto, come dire, di pacificazione lo dobbiamo trovare. Se critichiamo la performatività della scuola, allora mettiamoci dentro anche la performatività dello sport e rendiamo libero il movimento che ogni persona appunto possa scegliere di muoversi all'interno di uno spazio più o meno deputato, più o meno ufficiale, no? Ad essere appunto deputato alla pratica sportiva. Ecco, ci abbiamo messo anche questo elemento di riflessione nel rapporto, come dire, della scuola con le istituzioni e con le politiche pubbliche di cui parlava Tiziano in questo progetto. Io vi ringrazio tantissimo, è stato super interessante, e complimenti veramente, grazie mille. Lasciamo pure. Grazie a voi, davvero grazie, spero sia stata una conversazione interessante per tutti, per me sicuramente, perché ho imparato tantissime cose in questi, diciamo, in questi 30 minuti di conversazione. E adesso è arrivato, diciamo, il momento del pitch. Innanzitutto capiamo che cos'è un pitch. Un pitch è appunto un momento di 3 minuti in cui i progetti selezionati saliranno appunto sul palco per presentare quello che è il loro obiettivo, e questi progetti sono stati già precedentemente, diciamo, selezionati appunto da una commissione, e oggi la giuria invece, diciamo, sommerà quel punteggio la propria valutazione. Intanto ne approfitto per capire di chi stiamo parlando, chi è appunto la giuria. All'interno della giuria abbiamo dei referenti WISP che sono Simone Menichetti, presidente WISP Roma e componente giunta nazionale WISP, Paola Vasta, presidente WISP Brescia e commissione settori di attività WISP. Ci sono i rappresentanti del mondo accademico, perché come dicevamo prima, diciamo, è un progetto veramente che comprende tantissime persone e tantissime realtà. Quindi Simone Di Gennaro, presidente dei corsi di laurea in scienze motorie presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Alessandro Piras, ricercatore senior presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università di Bologna,
E poi abbiamo i rappresentanti del mondo imprenditoriale, quindi Alessandro Bolis, vicepresidente direzione commerciale, marketing e responsabile comunicazione Istituto Credito Sportivo, e Federica Boccia, componente CDA Pingo, società cooperativa sociale integrata e responsabile del personale. Insomma, questa giuria giudicherà appunto questi progetti in base a tre criteri. I criteri sono efficacia, chiarezza e potenziale innovativo e sociale, perché appunto dicevamo che lo sport non è soltanto un modo per mettersi, diciamo, in movimento, ma è soprattutto qualcosa che ci lega, che crea appunto un legame tra di noi, che cerca di includere più persone possibile, che cerca di avere appunto un impatto all'interno della società e cercare di navigare in questi macro cambiamenti che stiamo vivendo. Come accennavamo prima, diciamo, il Covid è stato purtroppo per noi soltanto una virgola all'interno di questo stato di emergenza che stiamo vivendo ormai da praticamente 4 anni, e quindi io sono molto contenta perché tutti questi progetti, diciamo, ci danno un po' di speranza e un po' di fermento all'interno di un momento veramente, veramente particolare per tutti.